Buon pomeriggio e un saluto alle nostre studentesse, ai nostri studenti, a tutto il personale docente, tecnico, amministrativo, bibliotecario, a tutti i nostri assegnisti, borsisti, dottorandi, specializzandi. È un pomeriggio che ci porta a fare un aggiornamento del decreto rettorale che già avevamo emanato nel 5 marzo, perché dobbiamo aggiornare le indicazioni che sono state date a livello nazionale per ridurre il contagio da Covid-19 e dobbiamo recepire queste indicazioni per metterci un po' nelle condizioni di contribuire senza danni al controllo del contagio stesso. Dobbiamo limitare come posso dire, la superficialità di certi comportamenti e dobbiamo evitare la confusione. Allora, sospensione dell'attività didattica. Dobbiamo sospendere, l'abbiamo già sospesa, l'attività didattica in presenza, sempre per contribuire a controllare il contagio da coronavirus. Le attività didattiche dei nostri corsi in corso come post laurea, come corsi di dottorato, come corsi di specializzazione in presenza sono stati tutti bloccati e anche i tirocini, a parte quelli legati alla facoltà di medicina e chirurgia. Le biblioteche sono chiuse, a parte l'autoprestito che deve avvenire però sotto e dietro appuntamento. Non abbiamo l'opportunità e la possibilità di fare esami di profitto di laurea per via telematica perché non sono considerati al momento validi e pertanto sono sospesi fino a data da definire. Le tesi di dottorato e di specializzazione invece possono essere svolte quando è possibile la via telematica sia per i docenti che per gli studenti. Sono sospese le missioni di tutto il personale, i programmi Erasmus Globus e quelli di Visiting Professor e di Visiting Scientist. I servizi di portierato, pulizia e vigilanza resteranno aperti e attivi a presidio delle sedi. Le attività di ricerca sono permesse nel rispetto delle direttive contenute nel decreto del 1 marzo 2020 e in quelli successivi. Il personale universitario della Facoltà di Medicina e Chirurgia in assistenza, così come gli specializzandi in attività assistenziali, saranno soggetti alle disposizioni delle relative aziende ospedaliere. Sono potenziate le misure in telelavoro da utilizzare per tutte le figure tecnico-amministrative e bibliotecarie che possono usufruirne e che così possono restare a casa e non uscire. E invece per quelle figure che devono venire al lavoro viene potenziata la flessibilità nell'orario come da circolare e da decreto rettorale anche il nuovo che verrà firmato non appena finita questa piccola videoconferenza e interazione con tutti voi. Sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali di ogni ordine e grado. Nei prossimi giorni le lezioni frontali verranno gradualmente sostituite da lezioni in teledidattica o da altre modalità che stiamo provvedendo ad attivare a breve. Vorrei ringraziare tutti i colleghi e anche il personale che comunque si è dato già da fare per mantenere o stabilire un rapporto diretto con i loro studenti in maniera da far sentire l'Università di Cagliari vicina appunto ai nostri studenti e preoccupata di quello che è importante a livello culturale come docenza e come insegnamento. Come Ateneo riteniamo opportuno estendere subito l'erogazione dei contenuti di didattica erogativa già prevista per gli studenti iscritti ai corsi blended e in e-learning e la estendiamo a tutti gli studenti iscritti ai medesimi corsi con erogazione di didattica frontale. Perciò gli studenti iscritti in Scienza della Comunicazione, Economia e Gestione Aziendale, Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica, Beni culturali,
amministrazione e organizzazione verranno avvisati già nei prossimi giorni delle modalità di accesso ai corsi in teledidattica a loro dedicati. Ci stiamo attivando con i presidenti di facoltà e i coordinatori di corsi di studio per erogare gli insegnamenti presenti in questi corsi che ho appena enunciato, che possono tornare utili in altri corsi delle stesse facoltà e che hanno contenuti ovviamente assimilabili. Terza modalità, stiamo attivando l'erogazione degli insegnamenti degli altri corsi di studio del secondo semestre del nostro Ateneo con strumenti di erogazione Virtual Classroom, garantendo una licenza d'uso per ognuno dei corsi, ma contraendo al massimo curricula e indirizzi specifici. Impiegheremo strumenti già in uso presso il nostro centro EFIS come Adobe Connecting o Meeting. Nello stesso tempo, i docenti che decidono di condividere in tempo reale un approfondimento con i propri studenti possono utilizzare applicativi come Skype o GoToMeeting o altri con i quali hanno familiarità. E lo potranno fare anche da casa. Inizieremo, per quanto riguarda le modalità di Virtual Classroom, con i corsi della Facoltà di Scienza e di Biologia e Farmacia già da questa settimana, cui seguiranno quelli del Polo Giuridico e di Ingegneria e successivamente Scienze Umanistiche e Medicina. Abbiamo bisogno di un pochino di tempo, però ai nostri studenti e ai nostri docenti diciamo state tranquilli perché stiamo tutti lavorando perché i nostri ragazzi e le nostre ragazze non perdano assolutamente l'anno, possano continuare a studiare, anzi io li invito ad approfittare di questo per stimolare ancora di più la loro curiosità e ai nostri docenti non preoccuparsi perché attiveremo dei tutorial o delle assistenze per quelli che come me hanno poca confidenza con alcuni strumenti di teledidattica. L'impegno dell'Ateneo di permettere a tutti perciò di completare la propria formazione con il massimo della qualità possibile e senza alcun danno. Ai colleghi dico, continuiamo a fare squadra tra di noi e con i nostri studenti. Stiamo facendo bene, dobbiamo essere sereni, decisi, responsabili e agire in maniera compatta per il bene del nostro Ateneo. Non temo assolutamente che ci siano problemi nel riuscire nell'intento. Vi conosco, so come sono fatta io, ma so anche come siete fatti voi. E perciò credo che con un po' di calma e di organizzazione come quella che stiamo mettendo in atto non avremo problemi. E adesso l'ultima parte di questa videoconferenza. Allora, ragioniamo un attimino insieme. Abbiamo capito che è un virus che attacca le vie respiratorie, ma non solo quelle alte, va anche a livello polmonare. E a livello polmonare un po' cattivello, un po' molto. Avete anche compreso, l'abbiamo capito tutti, che risulta aggravare le condizioni di malattie importanti in persone anziane e immunocompromesse. Abbiamo anche capito tutti che assistere la respirazione nelle rianimazioni aiuta in modo determinante il recupero funzionale, ma sappiamo anche che i posti in rianimazione non sono infiniti. Abbiamo compreso, spero tutti insieme, che il contagio ha un periodo di diffusione continua ed esponenziale inizialmente. E in Sardegna quel momento sta arrivando o è appena arrivato. Ed è questo il momento cruciale in cui non dobbiamo farci prendere dal panico, ma dobbiamo capire che dobbiamo cercare di applicare quelli che sono i suggerimenti che sono stati dati. E cioè cerchiamo di stare a casa, di uscire il meno possibile solo se proprio indispensabile, cerchiamo di avere cura dell'igiene della persona e dell'igiene dei luoghi, bastano cose banali, l'avete sentito, alcol al 90% denaturato ma diluito 1 a 20, 1 a 30, perciò non servono situazioni particolarmente problematiche, serve attenzione, non dobbiamo
essere superficiali, non dobbiamo pensare, vabbè, ma cosa vuol dire? Esco un attimo e vado con gli amici. No, dobbiamo essere un po' attenti. Magari riprendiamo il piacere e il gusto di guardarci un film, riguardiamo il piacere e il gusto di leggere un libro o di interagire con le persone che conosciamo o con i nostri studenti o tra di noi attraverso i mezzi che la modernità ci mette a disposizione. Un caro saluto a tutti e al prossimo videomessaggio.